Volente o nolente, è un periodo di grande magra per noi intellettuali che ci dobbiamo scontrare ogni giorno col mondo dei social. Un mondo che va alla rovescia, per cui il cretino è diventato la persona intelligente e colui il quale gode di un minimo di cultura, l'intellettuale, è diventato un povero scemo. Proseguendo nella nostra battaglia per far trionfare la cultura sull'ignoranza, accetto la richiesta di qualche conoscenza di parlare di che cosa? Di Tropico del Cancro di Henry Miller. Chi è Henry Miller? La sua storia, la sua vita, perché è importante? Vi faccio una sintesi di quelle che più sintesi non si può, per farla capire veramente un po' a tutti. Ma noi la carriera di Henry Miller dobbiamo dividerla in due fasi. La prima fase, che parte dai tropici e finisce con Primavera Nera, che chiameremo l'era della trasgressione. La seconda parte, che è quella delle crocifissioni in rosa, i tre libri delle crocifissioni in rosa, che chiameremo la parte riflessiva. La parte che mi piace di più, un po' per indole, un po' perché proprio mi piacevano le tematiche, il modo in cui si poneva, è ovviamente la prima parte, in particolar modo proprio il suo debutto, Tropico del Cancro. Molti, secondo me a torto, definiscono Henry Miller come il padre spirituale di Bukowski. Capisco le loro ragioni, ma di fatto è un grandissimo errore storico. Partiamo da Tropico del Cancro e poi analizziamo Miller. Tropico del Cancro racconta la storia del nostro protagonista, che si trova nei primi del Novecento a Parigi e ogni giorno deve trovare un modo per alzare soldi. Frequenta i più luridi e sporchi sobborghi di Parigi e si accompagna con artisti falliti, cialtroni di ogni genere, furbetti, intellettuali decaduti, tutta gente che passa le sue giornate a cercare qualche idea per fottere il prossimo, per prendere in giro il prossimo, e si ammazza di alcol e grandissime troie a buon prezzo. Punto. Questo è Tropico del Cancro. Il libro ha una trama, non ha una trama? Non ha una trama. Miller ha fatto sua la lezione dell'Ulisse di Joyce. Difatti, tecnicamente possiamo dire che questa è un'evoluzione, un'estremizzazione di quel famoso concetto di cui già vi ho parlato, vi linko qua, da qualche parte ve lo linko, proprio nell'Ulisse di Joyce, ovvero il flusso di coscienza. In modo diverso a Joyce, perché qua comunque qualche azione c'è, ma fondamentalmente parliamo di una scrittura che altro non fa che esporre una consecuzione di pensieri. Molti dicono che Miller è l'uomo che apre e non chiude. In realtà non è proprio così. Caratteristica di Miller è che il testo non segue una consecuzione logica. Faccio un esempio pratico, spiccio, proprio per chi non riesce a arrivarci. Prima riga, Miller attacca con un pensiero. Seconda riga, Miller non continua quel pensiero. Lo tronca a metà e parte con un altro. In realtà poi Miller li chiude i suoi concetti, ma più avanti nella lettura del testo, quando ha finito di esplicare tutta la serie di incisi su incisi su incisi su incisi su incisi che compongono l'opera. Ciò che però rende la lettura di Miller qualcosa di stupefacente, qual è? Perché messa così capirete bene che non è una lettura facile, no? Devi stare dietro a Miller. È la sua crudezza. Miller non lesina, all'interno di questo testo come in tutta la sua carriera, di mettere in luce i dettagli dei rapporti sessuali, i dettagli di un atto di violenza, i dettagli di una sbornia, i dettagli di una, tra virgolette, malefatta. E questo è il punto per il quale molti lo avvicinano a Bukowski. Anche se in realtà così non è, perché c'è proprio una differenza lessicale tra Miller e Bukowski. Mentre Bukowski sommava a ciò che ho appena detto anche un linguaggio molto crudo, molto sboccato, molto non volgare ma molto diretto, senza troppi orpelli, Miller nella sua scrittura è di una eleganza che fa spavento. Un'eleganza che però riesce a essere anche molto diretta, molto cruda, non ci sono filtri, c'è solo la bellezza di una prosa che elegantemente, permettetemi la metafora, te manda a fanculo e ti dice succhiamelo. Ok? Il libro è uscito nel 1934 a Parigi. Fatevi conto che negli Stati Uniti è uscito oltre 30 anni dopo, nella seconda metà degli anni 60.
E quando è uscito ha causato a Miller una serie, se non mi sbaglio, 3-4 processi per offesa al pubblico decoro e pornografia. Un caso talmente eclatante che il governo degli Stati Uniti ha dovuto addirittura legiferare su queste materie proprio per colpa di Tropico del Cancro. Contestualmente, sempre negli anni 60, è uscito sia in Italia che in Europa, ma non ha dato gli stessi risultati processuali. In fondo si sa, gli Stati Uniti sono un paese estremamente strano e pieno di contraddizioni. Non dimenticatevi mai, storie recenti, che dagli Stati Uniti arriva quella boiata della cancer culture e quella straboiata del movimento Black Lives Matter. Cosa rende però veramente Miller qualcosa di straordinario? Il suo pensiero. Miller nelle sue opere, come nelle sue interviste e come nella vita di tutti i giorni, rappresenta e ha voluto rappresentare la rendevolezza dell'essere umano. Secondo Miller non ha senso progettare il futuro, non ha senso dare le colpe del presente al passato, ma bisogna vivere esclusivamente il presente, accontentandosi di quello che si ha e prendendo il più possibile dalla carnalità del presente, includendo in questo l'alcol, il cibo e tanto tanto sesso, dove, come, quando ti capita, sempre e con chiunque. Non è un caso che proprio in un'intervista al New York Times, pochi anni prima di passare a miglior vita, Miller disse, provo a citare testualmente, io nella vita non ho nessuna ambizione. A me bastano una bottiglia di buon vino, la dispensa piena e una fica accanto. Questo è quanto su Henry Miller e su Tropico del Cancro, ma andiamo a un ultimo dettaglio che ho tralasciato. Qual è la differenza grande tra il primo periodo, che abbiamo definito trasgressivo, e il secondo periodo, che abbiamo definito riflessivo? Il primo periodo rappresenta tutto ciò di cui vi ho parlato fino adesso, cioè la crudezza e la rendevolezza di Miller. Okay, il quale punta tutto sulla fisicità, sul presente, sul prendere tutto quello che puoi ma senza ambizioni. Il secondo periodo, Miller, nei tre libri della Crocifissione in Rosa, tira fuori un aspetto più, vogliamo definire, spirituale, a tratti religioso, e meno estremo del primo periodo. Stiamo parlando comunque di tre capolavori. Ma diciamo che arricchisce le sue opere, forse perché è cambiato dentro anche lui, con un aspetto più intimo e intimista, ok? Io dei due periodi, forse per la mia attitudine fucking punk, preferisco il primo, però ammetto che anche il secondo ha un suo perché. Per quanto Miller sarebbe entrato nella storia anche solo con Tropico del Cancro. E voi? Cosa vi piace? Cosa non vi piace di quello che per molti è il padre spirituale di Bukowski? Fatemelo sapere sotto nei commenti, per il resto tanti like, tante iscrizioni, un bacione a Pippo Tropico Pontis e noi ci vediamo alla prossima.